Umbria Jazz chiama, tanti artisti, amici e protagonisti di questo importante festival rispondono. Il fine è quello di aiutare le popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. L'appuntamento con Umbria Jazz, musica e solidarietà per quello che è diventato un vero e proprio festival, perché una serata non sarebbe bastata a ospitare tutti gli artisti che hanno aderito, è dal 30 settembre al 2 ottobre ad Assisi, sul palco del Teatro Lyric, messo a disposizione gratuitamente dal Comune. Un forte sostegno è arrivato anche dalla Regione Umbria, che ha subito sposato l'iniziativa. Voglio ringraziare Umbria Jazz e gli artisti che hanno dato la propria disponibilità a questo progetto di solidarietà, di aiuto nella fase di ricostruzione per i comuni che sono stati colpiti dal sisma e di assistenza alla popolazione. E Umbria Jazz lo fa con la sua modalità, che è quella della grande musica, di grandi artisti, di un'attenzione alla nostra regione e alle regioni colpite. L'Umbria oltretutto è stata toccata anche da questo evento e quindi era giusto fare qualcosa qui sotto il logo di Umbria Jazz, che è la manifestazione jazzistica più nota in Italia e uno dei marchi grandi nel mondo. Si comincia con due dei nomi più importanti del jazz italiano e del jazz europeo, che sono Stefano Bollani con il suo progetto Napoli Trip e Paolo Fresu, che questa volta incontra un altro grande talento del jazz italiano come Rita Marco Tulli. Questa occasione è importante anche dal punto di vista musicale, ma crediamo che poi al di là della musica stavolta ci sia un senso, come dire, altro, quindi benvenga anche se questo senso ci rimette assieme e ci mette assieme dopo tanti anni. Mi hanno proposto il concerto con Rita, io ero entusiasta perché è una musicista che amo moltissimo, che stimo molto, quindi andremo poi a decidere che cosa fare magari nei prossimi giorni. La seconda giornata è molto più articolata, nel senso che si comincia il pomeriggio. C'è prima Enrico Rava in duo col suo chitarrista Francesco Diodati, a seguire Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, che formano un duo molto azzeccato e piacevolissimo, a cui si aggiunge a sorpresa Gino Paoli. Poi una serata sotto il marchio di Renzo Arbore, che ha convocato una serie di gruppi che appartengono un po' alla tradizione del jazz e allo swing. Il terzo giorno si inizia sin dal mattino con l'esibizione marciante dei Funk-Off nel centro storico di Assisi, per poi lasciare posto non più al teatro ma nella cattedrale di San Ruffino nel pomeriggio al concerto di Danilo Rea. I musicisti si esibiranno gratuitamente, il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto tutto o gran parte alla Protezione Civile.